di San Paolo, quello che resta della chiesa di San Paolo a Mirabello. Sono in corso le operazioni di sgombro delle macerie. Don Ferdinando, è dura questa ripresa lunga? Molto dura, perché finalmente adesso stanno portando via le macerie, poi dopo speriamo di togliere anche tutto ciò che è superfluo, cioè adesso non ci, secondo noi non ci serve tenere su dei pezzi di muro, quindi cavare e nuovo, fare nuovo ogni cosa, è vero? L'arcivescovo verrà qui a celebrare con voi la festa del Natale del Signore, con quale sentimento lo accogliete? Molto, gioiosi, anche quando l'ho avvisato i fedeli nelle varie messe, contentissimi, dice, finalmente qualcuno ci stimola ancora di più, perché abbiamo bisogno di ricevere fiducia e speranza, ne abbiamo tante, ma ce ne vuole ancora. Poi Sua Eminenza è venuto varie volte qui a trovarci, quindi in un modo o in un altro continua questo suo modo di apostolato perfetto. Come avete organizzato la vita parrocchiale senza un luogo di culto, senza una canonica? Abbiamo imparato a fare meno di tante cose, da troppi vestiti, dai vari cappotti, usiamo quello che abbiamo, questa giacca qui è ancora quella del giorno del terremoto, quindi così. Poi abbiamo un luogo di preghiera lassù, ecco, adesso stiamo facendo la novena in questi giorni, funerali, battesimi, abbiamo fatto anche dei matrimoni, quindi bisogna accontentarsi nella vita, no? Siamo abbastanza sereni, ecco. Certo che avremmo dovuto avere un luogo soltanto per noi, per la preghiera, ecco, perché lassù fanno di tutto, la vita della parrocchia, la vita del comune, la vita delle feste, tutto quanto, ecco. Ma proprio perché così, per stare su di animo, ecco. Don Ferdinando, dicevi prima di questo freddo, forse l'arcivescovo dovrà anche un po' adeguarsi nell'abbigliamento? Dovrà prendere un capotino un po' pesantino? Sì, e poi ho delle casule grandi, no? Quindi lui si veste sotto, poi gli mettiamo la casula sopra e andiamo da Dio, diciamo, ecco. E per te che Natale sarà? Nasce Gesù, nasce, quindi niente paura, faremo un bel Natale sicuramente, come gli altri anni, con i cantori ci stiamo preparando, ecco. Poi con tutto il resto faremo un presepio qui davanti, e un altro lassù alla chiesa, i nostri ragazzi, i bambini sono... è inutile stare a rivangare il passato, ecco, guardiamo avanti. E anche se tutte le mattine faccio il giro qui a vedere le macerie, la di dietro, e per me il più brutto è quando vado là di dietro a dire una preghiera e poi pensare che dormivo là e mi sono svegliato alle 4 del mattino, che andavo di qua e di là con la testa, non l'ho ancora superato, ecco, come tante altre persone. Poi la chiesa verrà fatta qui e quindi chi vivrà vedrà, ecco, però la gente vuole una cosa fissa in muratura, ecco, come tutte le parrocchie, penso. Tu come la immagini la nuova chiesa parrocchiale? Più bassa, intanto, più bassa, grande, perché la gente viene. Dicevo domenica a quelli di Rai 1, va bene, lo Stato ha pensato subito, pensiamo alle scuole, pensiamo alle fabbriche, giustamente, perché anche qui sono venute giù, non so se avete visto andando all'asilo l'effetto domino che ha fatto. Però la chiesa è una scuola, quindi dobbiamo mettere alla pari scuola e chiesa, perché altrimenti sì, va bene le opere d'arte, noi sì, le opere d'arte sono al sicuro, ma adesso noi vogliamo una chiesa bella, ecco.